Sognare si può. Buongiorno. Buongiorno. Oggi sono felicissima perché ho qui niente un po' di meno che Marco Berri. Che meraviglia. No, sono contenta. Ha tentato proprio bene. Sono molto contenta perché hai trovato un momento per passare di qua. Piacere. E so che tu in questo periodo non sei impegnato di più. No, questo periodo sì, sono abbastanza sotto pressione. Sì. Sì, perché stai preparando un evento molto importante, diciamocelo. Sto preparando la terza edizione dello Space Festival con il sottotitolo Gioco Scienza Fantascienza. Ed è un disastro perché dal 16 al 19 maggio sono 4 giorni in 10 location in contemporanea, nulla e con eventi sullo spazio. C'è tanto lavoro, c'è tanto da mettere insieme, sì. Anche perché ci sarà veramente anche tanto da potersi godere, vedere. Seguiremo strada facendo. Allora, guarda, il festival è disegnato, pensato, immaginato per raccontare lo spazio a 360 gradi, sia a un ragazzino, 360 gradi alla famiglia, e quando dico la famiglia intendo come nucleo che ha all'interno il ragazzino che va alle elementari, l'universitario, la mamma imprenditrice, il papà curioso e il nonno ingegnere. Ecco. Cioè, quello. L'idea del festival è di raccontare con dei linguaggi che possono interessare tutte queste persone. Per cui c'è dal laboratorio al planetario suo, a Pino Torinese, piuttosto che i corsi di droni all'aeroclub, al cinema, con un film sullo spazio, a una mostra in Piazza San Carlo, a eccetera eccetera. E allora c'è veramente un mondo di cose. Divertente. E chiaramente coordinarle non è cosa facile. Non ti invidiamo, noi ci godremo solo lo spettacolo. Ma è divertente anche organizzarlo. Sì, immagino che sia anche molto interessante scoprire, immaginare anche, no? Come porsi. No, quello è la cosa che devi fare continuamente è lasciarti incuriosire da quello che sta succedendo e da che cosa potresti raccontarle, con quale linguaggio raccontarlo. Questa è la difficoltà, è la parte divertente. Per cui anche l'astrofisico più difficile, più ostico, l'argomento più diciamo complicato è l'idea di raccontare quell'argomento lì con un linguaggio comprensibile. Ecco, questa è la difficoltà, ma anche la parte divertente. E certo, è una bella sfida. D'altra parte a te le sfide piacciono, lo sì. Sappiamo. Sì, ho fatto un perché, fracco di cose sì, nella vita. Esatto, hai fatto di tutto, di più. Vabbè, noi ti conosciamo bene, ti abbiamo seguito nell'arco degli anni, no? Però ne hai fatte tante di cose, dal mistero agli invincibili, a invisibili, le iene, la qualunque, veramente. Sì, quindi sì. Le sfide non ti sono, no. non ti turbano affatto. Però, ciao Lucia Simonis, voglio salutare naturalmente tutti i nostri amici, tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Voglio salutare tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto, Andrea Fiore e il suo gruppo fantastico, Torino VIP, tutti quanti, e in maniera particolare voglio salutare, perdonami l'interruzione, ma Gianni Ricci e le sue splendide radio, Radio Moncalieri e Radio Stella Piemonte. Un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori che ci seguiranno prossimamente, quindi un abbraccione grandissimo. Torniamo a noi, e una delle cose che, così, che un pochino ti ho estorto anche prima, però qual è il tuo primo amore, no? La magia, noi ti abbiamo conosciuto, diciamo, tanto tempo fa, io ti ho conosciuto, diciamo, tanto tempo fa, con il discorso di magia, diciamo, nello specifico, anche se poi ti ho seguito negli anni in tutte queste meravigliose cose che hai fatto. Quindi, cosa ti è piaciuto di più, cosa ti piace di più delle cose che fai meravigliose? Bene, per te, la magia, il mio sì. Primo amore è la magia. Ed è rimasto la magia, il tuo primo grande amore. Io ho iniziato a fare magia quando ero un bambino e
E questa cosa qua mi faceva sentire grande, perché quando fai delle magie, stupisci, meravigli, la parola meravigliare è una cosa bellissima, è vero. Quando meravigli, e questa cosa ti fa sentire, mi faceva sentire grande. Oggi che sono diventato grande, purtroppo, continuo a fare magia, continuo a stupire, a meravigliare, e questo mi fa tornare ad essere un ragazzino, quel ragazzino che aveva iniziato. Sì. Che bello. Bello, bellissimo. No? Rimanere sempre un po' bambini e stupirci, come dici tu, meravigliarci delle varie situazioni che, così, che ci accadono tutti i momenti. Senti, ma dei vari giochi che hai fatto, ne abbiamo visti alcuni veramente, insomma, abbastanza impegnativi. Qual è quello, te lo posso chiedere, che ti ha così impegnato di più? Allora, io... A un certo punto della mia vita, cioè avevo 15 anni, mi sono lasciato incuriosire da un personaggio che visse a cavallo tra fine 800 e primi 900, che era Harry Houdini. Houdini era quel personaggio che riusciva a liberarsi, a fuggire ovunque venisse costretto. E ho incominciato ad allenarmi a casa. Quello però non c'entra niente con la magia, è proprio un'arte. È un'altra cosa. È l'arte dell'escapologia. Sì, sì. Ecco, con l'escapologia a un certo punto, quando a 20 anni ho cominciato a farlo, a presentarmi a un pubblico con l'escapologia, ecco, l'escapologia è diventata parte della mia vita e lì ho fatto delle cose abbastanza complicate. Cioè, alcune cose ci ho messo 10 anni a arrivare, cioè, insomma, sono buttato da un aereo con un paracadute con le mani ammanettate. E ho dovuto liberarmi dalle manette in volo per riuscire a aprire il paracadute. Quello ci ho messo quasi 12 anni. Certo che, voglio dire, sei anche una persona che non si arrende, perché cioè, è una sfida e tu sei andato avanti. Sì, perché poi alla fine... A provare finché non ci sei riuscita. No, aspetta, perché provi, cioè, muori. No, è che progetti, metti... quell'evento lì è un progetto, lo metti come obiettivo e costruisci il piano d'azione per arrivare a quello. Per arrivare a quell'obiettivo lì. Questo. Beh sì, no, non intendevo dispiaccicarti nel provare. No, è che però... ho superato tutta una serie di step, devi alzare l'asticella per arrivare a quella cosa lì, ma nella vita fai questa cosa. No? Cioè, è vero. Io penso, ho fatto per 16 anni le Iene, mi fai venire in mente, ho fatto per 16 anni le Iene. Sì. E io ci sono servizi, inchieste delle Iene che ho iniziato... una stagione ho finito la 3 stagioni più avanti. E beh, cioè, anche perché il lavoro che facevi, li segui, non è che inizi a fare un'inchiesta e la settimana dopo finisce. No, certo. C'erano alcune inchieste che sono durate anni. Per cui, insomma... È un lavoro che dura nel tempo e che ti impegna. È un piano d'azione per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo. Cioè lì... ma alla fine è come... È la vita, come la scienza insegna, no? Cioè, lo scienziato fa un'ipotesi e poi lavora per riuscire a rispondere e trova delle risposte a quella domanda, riuscire a giustificare quell'ipotesi. E qua, c'era un grandissimo scienziato che diceva, ho sbagliato 999 volte, ma non è che ho sbagliato, cioè sono tutte risposte che mi hanno dato, sono tutti errori che mi hanno permesso di arrivare all'unica risposta giusta. E certo. Guarda che però è logico quello che stai dicendo, però è anche vero che quando magari noi, che ne so, noi curiosi, noi che non abbiamo fatto quelle cose lì, no? Queste sfide particolari o queste inchieste che tu hai comunque dovuto seguire nel tempo, eccetera, soprattutto osservando alcune sfide che magari tu ci hai presentato già fatte, belle confezionate, non ci viene tanto in mente tutto il lavoro che c'è dietro. Pensiamo però bravo, io non ci riuscirei mai, e invece magari sarebbe, ci stai dicendo che col giusto impegno sarebbe curioso incominciare, non me li ricordo, ma quanti pezzi non sono riuscito a portare a casa? Dici? No, ce ne sono stati? No, ma ce ne sono stati tantissimi, nel senso che inizi un'inchiesta e poi non riesci ad arrivarci, cioè, oppure non riesci a mettere a fuoco, oppure non riesci ad arrivare
a quello che era l'obiettivo del servizio, l'obiettivo dell'idea, del progetto. Ma mi viene in mente con la magia, torno indietro, con la magia Sì. ci sono tantissimi giochi o tantissime cose che mi piacerebbe, che ho appuntato, ma non, alla fine se non riesci a trovare non solo la soluzione, ma anche il modo per raccontare che cosa stai facendo, che ti convinca, non funziona. No, Giusto, perché alle volte è importante anche quello, è fondamentale per far quello. capire alle persone cosa stai. No, ma è fondamentale. Allora, parti dal presupposto che il mago non è un mago. Il mago è una persona che attraverso la magia usa lo strumento della magia per raccontare, ok? Come il Ok. cantante usa la canzone, come l'attore usa un testo e il mago usa un gioco. Certo. Però il gioco fine a se stesso, perché il gioco non diventi fine a se stesso, ci deve essere dietro un'idea, ci deve essere dietro una filosofia, ci deve essere dietro un'emozione. Se no lo spettacolo lo fa l'attrezzo, se no lo spettacolo lo fa il gioco. Esatto, invece Ok? di La quei. Certo. differenza è, quando guardi un artista, quell'artista non. Guardi l'artista e ti emoziona l'artista e non ti emoziona il gioco di prestigio, se no è un attrezzo che fa lo spettacolo. La Effettivamente hai differenza è ragione. quella, non lo E poi so. comunque ci deve emozionare, no? E poi E ti deve emozionare, se devi. dietro c'è un lavoro ti emoziona, È se certo che no sì. resta fine a se stesso. È importante anche questo aspetto, no? Questo Perché quando noi. voglio. Sì, no, che cioè hai casa cassetti pieni di attrezzi che non servono, che sono lì E e beh, certo, anche che perché da soli. non. No, è che non. Cioè, ho comprato un attrezzo, è lì perché non. Cioè, boh, non so come. Cioè, mi piace il gioco, ma non ho trovato l'idea per raccontarlo. O che non è. Non ho trovato l'idea per utilizzarlo come pretesto. Non so come Sì, spiegare. perché sì, tu sei anche una persona, secondo me, visto che sei conduttore, appunto, e soprattutto sei anche, cioè hai fatto inchieste, lavori. Idealmente come un giornalista, quindi crei, sei curioso, Sì. eccetera. Probabilmente è proprio questo aspetto che tu attraverso il gioco vuoi anche regalarci, no? Cioè questo fatto Sì, di. l'emozione. Alla fine, cioè, mi viene in mente, ti faccio un esempio. Sì. Mi viene in mente, adesso c'ho due amici, no? Raul Cremona e Mr. Forrest. Oh sì, ciao. Perfetto. Hai mai visto Forrest fare un gioco di magia? Sì, Sì, o Raul Cremona. Ecco, quello stesso gioco puoi farlo in 10 modi differenti, no? certo. Lui ha trovato per fare quel gioco un'idea vestita sul suo Certo, personaggio, ognuno ma poi. poi tu potresti prendere quel gioco e farlo diventare serissimo. Potresti Certo. è uno strumento il gioco, non è, che viene declinato A seconda sul delle persone, linguaggio che tu del utilizzi. personaggio, Sì, assolutamente sì. Quindi non è il certo. gioco che fa spettacolo, è lui che fa spettacolo. Ovvio, sì. Ma tu ti consideri Un più. Ma non è vero! cialtrone. Sì, un Non cialtrone è vero. vero. No, senti, ti consideri un comico, ti consideri più un conduttore, a parte il Ecco, mago, vedi, abbiamo capito che sì. sei No, innamorato della paga la magia, magia perché però la magia è chiaramente un'arte, insomma. assolutamente sì. Poi faccio anche faccio altro in realtà. Cioè io guarda, mi chiedo spesso cosa fai, chi sei, sono un cialtrone. Ma Io no. penso, ma sì, alla fine non è, ho messo, dico sempre, sono come una scatola di matite colorate, no? Quando apri, dentro c'hai tante matite Sì, di diversi colori. Ecco, io sono quella roba lì. A seconda di cosa decido di raccontare, utilizzo un colore differente. Per cui Invisibili, ho raccontato la storia di Barboni, avevo un colore, con la magia uso un altro colore, quando facevo le certo. Iene usavo diversi colori. Quando Certo. dicevo, a seconda di che cosa voglio raccontare, quando racconto lo spazio, racconto Racconti in un altro modo, sì, con un certo. altro colore, per cui. Io in realtà sono una persona che si lascia incuriosire. A me piace lasciarmi incuriosire. Voglio capire, mi piace alla fine imparare dagli altri, ascoltando e cercando di crescere, cercando tutti i giorni di alzare l'asticella.
non, sapendo di non saper nulla. Cioè, Beh, mi approprio di una parola che è brutta, di una cosa che ha detto un altro molto più intelligente di me, però so di non saper nulla. Per cui tutti i giorni mi ricordo, mio nonno mi diceva sempre, da bambino mi diceva, ricordati sempre che prima di andare a dormire devi pensare, ma oggi che cosa ho imparato? Che belle parole però, è Sì. vero, in realtà è vero, perché rendersi conto di Oggi. non sapere che c'è ancora No, ma tanto c'è da tanto, ma imparare non potrai mai imparare, cioè certo. non finirai mai, perché cioè, è impossibile, capito? È Beh, certo. questa è la bellezza della vita, è questa, cioè, ma oggi ho imparato qualcosa, cioè oggi ho buttato via la giornata oppure ho imparato delle cose, Sì, importante. E oggi cosa hai imparato? no? Oggi cosa ti sei Oggi. portato? Cosa ti fino adesso, chiaro che Guarda, poi la giornata stamattina ho con. lavorato sulla magia, per cui ho imparato un Ecco. fracco di cose. Sì, sto lavorando. Poi ho finito di scrivere lo spettacolo nuovo, per cui che non c'entra con la magia, ma però in qualche modo la magia mi ha fatto arrivare lì. E il 25 entro in sala prove per 3 giorni, provo lo spettacolo nuovo, sì, divertente. Bello, quindi Sì. oggi hai creato anche oggi Oggi una sì, sto, parte sì, nuova. sto lavorando con, sì, con un'idea di un francese interessante per modificare quello che lui ha fatto in modo divertente, insomma, sì. Adesso ci hai No, incuriosito beh, e ci ma no, lasci lì ma con. È sai così che magari bellissimo questo sì e magari fatto. non arriva da nessuna parte, cioè ci provo, lo so, questo è il lavoro, è Questo è il come, lavoro che devi come ci pensare spiega. quanti scienziati ci sono, quanti ricercatori, ho lavorato con tanti ricercatori. Ci sono che tutti i giorni chiusi nel loro laboratorio provano, studiano, immaginano, pensano e poi alcuni li conosciamo perché hanno inventato le E cose alla o hanno fine. pubblicato delle cose importanti. Ma pensa quanti hanno lavorato per una vita a un progetto, a un'idea e non sono riusciti ad arrivare Eh sì, alla è risposta, no? vero, è Ecco, vero. io faccio la stessa cosa. Quante cose non riesco a portare in scena o chiudere quel progetto perché ci ho lavorato, perché mi manca sempre un pezzo. Manca un tocchettino. Sei anche così, a naso, abbastanza esigente. No, io sono esigente. Il mio più grande difetto, oltre alla pigrizia, oltre alla pigrizia, è che non, cioè, prima di portarlo in pubblico. Devo essere non sicuro, sicurissimo che funzionerà. Cioè, il mio grande problema, che probabilmente vi porto dietro da quando sono neonato, è che io ho paura, ho difficoltà col giudizio. Per cui io non ho problemi, sono felice dei 999 che mi dicono bravissimo, bravo, io sto malissimo per uno che mi dice mi hai fatto cagare. Allora, vabbè, ma non si può piacere a No, esatto, tutti, bisognerebbe bisognerebbe lasciare sì, andare, anche pazienza. perché uno come te che ha fatto veramente la No, qualunque, è spaziato in no, ogni ma ambito. con la vecchiaia sto imparando a dire, ma sai che ti dico di Ma sì, è là. babba. Ciao Francesco Murlo, ciao Lucia Simoni, Gisella, Martina, grazie Bruna per essere con noi e grazie a tutti coloro che ascolteranno le nostre chiacchiere anche prossimamente, perché come sapete ci sarà il podcast, ci sarà YouTube, ci sarà Radio Moncalieri, Radio Stella, quindi da dove ci potete Yes. ascoltare dappertutto. Senti, ma io ho ancora una curiosità, visto che il tempo è chiaro che passa veloce. Vai. Maria Pia, ciao, grazie per essere con noi. E volevo anche chiederti, di tutte, hai fatto un milione di cose, stai Sì. facendo tante cose, e la famiglia è questo e quell'altro, ma cos'è che ti emoziona di più in generale? Mi hai detto, oggi hai imparato. Sì. E quindi ti sei emozionato imparando. Sì. E ti emoziona la magia perché. Yes. E poi ci sono gli affetti. In tutte queste cose che fai, riesci a seguire tutto? Ma sì, ma Sì, certo che sì, riesco a sì, seguire sì. tutto, sì, Bravissimo. ma ovviamente, insomma. Ma guarda, una delle cose che mi diverte di più ultimamente, negli ultimi 12 anni, 10-12 anni, sì. Ho lavorato con uno psicologo.
si chiama Beppe Vercelli. Beppe è un psicologo, ed è un psicologo della prestazione sportiva. Ed è, Beppe lavora con 5 nazionali, nazionale italiana di canoa e kayak, pallavolo maschile e femminile, e poi sci maschile e femminile, e poi gruppo Juventus. È lo psicologo da Juventus, sì. E con lui ho lavorato e sono diventato un suo coach, perché io pensavo, lui ha scritto un modello formativo che si chiama Sfera. Sfera è l'acronimo dei 5 fattori che utilizziamo nella nostra prestazione. Sfera è sincronia, forza, energia, ritmo e attivazione, la passione che ci mettiamo nelle cose. Ho lavorato tanto questa cosa e ho capito che per usare Sfera avrei dovuto, cioè se fossi diventato un coach l'avrei usato meglio su di me. Per cui ho fatto il corso con lui di 2 anni per diventare coach, sono diventato coach Sfera e in realtà non faccio il coach, perché sono un coach ma non lo faccio. Cioè sono un coach però non lo faccio. No, però poi l'ho utilizzato. Anche in realtà, questo aspetto. L'ho utilizzato con i ragazzi e ho questo progetto che si chiama Yes It's Possible, che è un po' quello che dici, sognare si può, no? Sì. Perché Yes It's Possible è che se tu puoi sognare, il sogno può diventare realtà, ma ci devi credere, ci devi, devi lottare, devi mettere quell'obiettivo, certo. Costruire quel piano d'azione che abbia un senso, e poi non è gratuito, non arriva nulla gratuitamente, no. Devi rimboccarti le maniche, assolutamente. Crederci, lottare, anche se hai tutti intorno ti dicono ma guarda che non è possibile, guarda che la parola impossibile non esiste se ci credi, e quindi yes. It's possible. Yes, it's possible. Mi piace moltissimo, chiaramente, evidentemente, perché insomma fa parte della mio, e quindi, del mio pensiero, quindi ti faccio i miei complimenti. Mi viene in mente Walter Rolfo e il suo, certo. Anche lui ha questo sulla pensiero, felicità, no? Voi maghi avete questi pensieri sulla felicità e sul fatto che tutto sia possibile. Walter, tra l'altro, sono ormai anni che fa questo progetto sulla felicità. Sì, sì, infatti. Mi piace molto che anche lui, nonostante tutti i disastri, i casini, però è sempre sorridente, sempre felice. Eh no, esatto. Sì, quindi si vede che chi ama la magia sì, ha dentro di sé questo bambino che vuole essere felice e che trova il modo anche per... E tra l'altro, guarda, dal 16 al 19 c'è il Festival dello Spazio a Torino, lo Space Festival, e la settimana dopo lui organizza, Walter organizza a Saint Vincent il campionato europeo di magia. Eh sì, Master of Magic. Master of Magic, e l'anno prossimo ci sarà nei campionati del mondo a Torino, sempre Master of Magic. Quindi siete meravigliosi. Sì, cioè, no, io trovo. Trovo la corazza dura. Assolutamente sì. Senti, io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, anche per questi pensieri sempre comunque costruttivi che ti porti dietro e che mi piace condividere. Ti ringrazio perché moltissimo. È bello. In momenti come questi, difficili, anche con tutto ciò che ci gira comunque intorno, poter dedicare del tempo a parlare di cose belle, energie positive, e anche un progetto fantastico come questo, al di là del fatto che voglio ricordare che stai lavorando per il festival, che eccolo. Tra due mesi, tra meno di 2 mesi. Sta arrivando, quindi dobbiamo tenerti sotto controllo per non dimenticare la data. Di 16-19 maggio. Esatto, e poter seguire tutto quanto. Però avere un pensiero positivo, nonostante sia difficile, come hai detto tu, nonostante bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. È fondamentale. Assolutamente sì. Marco, grazie infinite. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Grazie ciao. Di cuore. Ciao.